Amici di Storie Parallele, bentornati ad una nuova puntata di Radio Clio. Qui è Niccolò che vi parla e come ogni mercoledì ci ritroviamo per il consueto appuntamento con Archeologia Viva, periodico bimestrale e prima grande rivista italiana di divulgazione archeologica. Vi ricordo che iscrivendovi alla newsletter di Storie Parallele potete ottenere uno sconto sull'abbonamento annuale alla rivista pagando 20 euro invece che 26,40 euro. Nell'articolo di oggi, che trovate a pagina 12 della rivista numero 194 del bimestre marzo-aprile 2019, parleremo di Romani sul Danubio, il grande fiume che correva fra i territori dell'Impero Romano e il Barbaricum, i territori occupati dai barbari. L'Impero Romano raggiunse un'estensione territoriale come poche entità politiche del passato, protetto da una linea di confine che correva per un totale di circa 5.000 chilometri, dalle sponde dell'Atlantico al nord della Gran Bretagna e attraverso l'Europa fino al Mar Nero e dal Mar Rosso attraverso l'Africa settentrionale fino all'Atlantico. Queste frontiere furono il risultato di un lungo processo di ampliamento dei confini che ebbe inizio in Italia intorno al III secolo a.C. Successivamente, nel primo secolo d.C., cominciando a farsi sentire il problema della difesa, le frontiere assunsero una struttura fortificata. Nel secondo secolo d.C., quando l'impero aveva ormai raggiunto la massima espansione, costituivano una linea continua di manufatti militari. Tali confini, noti come limes, si sono in molti tratti conservati fino ad oggi, prevalentemente come resti di terrapieni, fossati, fortezze e di accampamenti militari o insediamenti civili. I resti del limes costituiscono una testimonianza concreta dell'espansione e della colossale opera di difesa della civiltà romana e al tempo stesso occorre tenere presente il ruolo attivo del limes nello scambio culturale quale intermediario tra le unità militari romane e le popolazioni locali, promuovendo il progresso civile anche nelle regioni che rimanevano fuori dai confini. La comunità internazionale ha riconosciuto un particolare valore al limes romano già nel 1987, anno in cui una delle sue parti più significative e conservate, il Vallo di Adriano in Gran Bretagna, venne iscritta nella lista del patrimonio UNESCO. Dopo l'iscrizione anche del limes germanico retico superiore, nella Germania Superior, nel 2005 è stato creato un sito seriale UNESCO denominato I confini dell'Impero Romano, dove poi è stato incluso anche il Vallo di Antonino, sempre nell'antica Britannia. Per quanto riguarda l'Europa, oltre ai territori già iscritti, altri tre tratti dei confini dell'Impero Romano si ritiene abbiano requisiti di valore unico. Tra i valori chiave attribuiti a questi tre nuovi settori ricordiamo l'elaborazione di soluzioni tecnologiche innovative adeguate al dinamismo strutturale del Delta del Reno, nel limes della Germania Inferior, lo sviluppo di strategie militari in grado di affrontare minacce causate da un'ampia e durevole migrazione, questo riguarda il limes danubiano, e l'utilizzo senza precedenti di soluzioni militari parallele atte a far fronte da un lato all'irregolarità di un paesaggio assai diversificato, dall'altro a minacce di varia natura, e questo è riferito al limes dacico. Data la vastità delle tre aree suddette da inserire nell'elenco UNESCO, la candidatura del limes danubiano viene presentata in due fasi. La prima riguarderà la parte occidentale del limes e i monumenti situati sui confini dell'Impero Romano nei territori di Germania, Austria, Slovacchia e Ungheria. La seconda fase, quella dell'ampliamento, comprenderà il tratto orientale del limes ed è costituita dai monumenti distribuiti nei territori di Croazia, Serbia, Bulgaria e Romania. Per i singoli tratti di questo confine, lungo 997 km, i Romani svilupparono soluzioni che rispondevano alle diverse condizioni topografiche e geografiche locali, così come alla situazione politica dell'epoca. Il loro obiettivo era quello di costruire un sistema di confine che provvedesse
a un controllo efficace dei commerci e dei trasporti sul Danubio e che nel contempo consentisse all'esercito di bloccare l'ingresso dei nemici nell'impero. Il territorio dell'attuale Slovacchia sud-occidentale fra il I e il IV secolo d.C. era abitato dalle tribù germaniche di Quadi e Marcomanni e si trovava all'esterno, anche se immediatamente a ridosso, della linea del Limes. Il naturale confine settentrionale dell'impero in Pannonia, provincia che comprende la parte occidentale dell'attuale Ungheria, parte dell'Austria fino a Vienna, il nord della Croazia e parte della Slovenia, era appunto costituito dal Danubio, lungo il quale i Romani progressivamente costruirono un ampio sistema di fortificazioni, in cui nel territorio dell'attuale Slovacchia divennero parte integrante anche due accampamenti fortificati, chiamati Castellum, di Isa e Gerulata. L'accampamento di Isa si trova situato al di là del Danubio, sulla riva sinistra settentrionale, e nacque come avamposto del campo della legione stanziata invece sulla riva destra meridionale, a Brigezio, con il compito di controllare il confine, mentre il Castellum di Gerulata invece era situato al di qua del Danubio, sulla riva destra in Pannonia. Entrambi costituiscono la prova di una durevole permanenza per circa 200 anni di legionari nel territorio dell'attuale Slovacchia. L'accampamento romano di Gerulata fu il primo sulla linea del Limes fra Carnuntum in Austria e Ad Flexum in Ungheria ad essere integrato nella linea fortificata della Pannonia settentrionale. E il suo sviluppo riflette il progressivo divenire delle strutture di fortificazioni in questo tratto del Limes danubiano, dall'inizio della sua costruzione nel I secolo d.C. sino all'edificazione della fortezza tardo-antica intorno al 380. Per cui Gerulata rimane uno dei castella danubiani con la storia più lunga, caratterizzato da un insediamento senza soluzione di continuità per tutta l'esistenza del Limes. Il sito del Castellum di Gerulata si trova in corrispondenza dell'argine destro del Danubio nell'attuale Slovacchia e nei pressi dell'accampamento militare erano probabilmente situati sia il guado sia il porto, anche se ancora mancano le evidenze archeologiche. Intorno all'accampamento si estendeva un insediamento civile, il Vicus, e tutto intorno alla parte abitata sono state rinvenute 6 necropoli. La parte del Vicus di maggior prestigio presenta edifici in muratura per i civili più abbienti, mentre degna di nota è la cosiddetta casa con l'ipocausto, dotata di riscaldamento sotto il pavimento. Nel territorio circostante invece sono stati rinvenuti insediamenti di carattere prevalentemente agricolo e una villa rustica. E nel periodo di massima espansione a Gerulata vivevano ben 3.000 persone fra militari e civili. Questo accampamento militare fortificato, questo Castellum di Gerulata, fu fondato ai tempi di Domiziano, mentre durante le guerre marcomanniche sotto Marco Aurelio la più grande e antica fortezza in legno fu sostituita da quartieramenti in pietra. L'unità militare che poteva godere del diritto di soggiornare a Gerulata era costituita da 500 cavalieri Cannanefates, dal nome della tribù germanica che forniva gli uomini. Il loro arrivo risale agli anni subito successivi alle conquiste di Traiano in Dacia, all'incirca tra il 101 e il 106 d.C. I militari di stanza avevano il compito di controllare il confine fino alla riva destra del corso principale del Danubio, comprese le numerose diramazioni e le isole coperte da boschi alluvionali. Oggigiorno è visitabile presso il museo di Bratislava l'angolo settentrionale del Castellum con la fortezza tardo-romana risalente al IV secolo d.C. e si tratta di quella parte dell'accampamento militare per la quale è stato proposto l'inserimento nella lista dei siti patrimonio mondiale dell'UNESCO. Per quanto riguarda invece il Castellum di Isa, è l'unica fortezza militare costantemente occupata sulla riva destra del Danubio e quindi nel Barbaricum, al di fuori dell'impero romano.
Si trattava di un avamposto al di là del fiume antistante il ponte che serviva la città di Brigezio, che si trova invece sulla sponda opposta, quella destra, meridionale. Si tratta dell'unica prova della permanenza durevole di truppe romane sulla riva settentrionale del Danubio e in generale risulta uno dei complessi edilizi romani più estesi nel Barbaricum. I confini settentrionali della Pannonia erano un'area di notevole importanza militare ed in particolare questo settore del limes diventò altamente strategico al tempo delle guerre marco-manniche, combattute tra il 166 e il 180 sotto Marco Aurelio, all'inizio delle quali circa 6.000 fra Longobardi e Obi attraversarono il Danubio a est di Brigezio, invadendo la Pannonia. L'esercito romano riuscì a fermare questa prima invasione, ma fu solo l'inizio di ulteriori eventi bellici. Nel 170 la Pannonia venne nuovamente invasa da ondate di Marcomanni e Quadi, che continuarono l'avanzata fino all'Italia settentrionale, dove cinsero d'assedio Aquileia. Anche questa volta i romani li respinsero con notevoli sforzi. Successivamente l'imperatore intraprese spedizioni verso i loro territori e dopo averli sconfitti riuscì a stabilire una pace temporanea. Considerando la pericolosità di quanto era successo, venne costruito di fronte a Brigezio, nel territorio dell'attuale comune slovacco di Isa, un avamposto antistante il ponte sul fiume. Si trattava di un accampamento esteso per circa 3 ettari, circondato da un doppio fossato e da un terrapieno con una palizzata in legno. Nella parte meridionale sono stati scoperti resti di 11 strutture riferibili alle caserme, allineate a distanze regolari e poste a delimitare le vie. Possiamo ipotizzare che tali caserme ospitassero le truppe di arcieri a cavallo che avevano il compito di far rispettare gli accordi di pace e controllare i movimenti dei quadi nell'area del Barbaricum antistante Brigezio. Successivamente, fra il secondo e il terzo secolo, molto probabilmente durante l'impero di Commodo, l'accampamento militare di Isa fu ricostruito in pietra, probabilmente a seguito di distruzioni che aveva subito durante le guerre marcomanniche. La realizzazione del nuovo castellum in pietra fu impegnativa, in quanto quasi tutto il materiale edile, dalle tonnellate di pietra alle migliaia di mattoni e tegole alla calce, si doveva trasportare con le navi sul Danubio. Ricostruzioni evidenti sono invece riconducibili al IV secolo d.C., durante l'impero di Costantino, mentre le ultime modifiche al castellum risalgono al tempo di Valentiniano I. In quel periodo il passaggio attraverso la porta settentrionale venne murato, davanti alla porta meridionale fu scavato un profondo fossato e i passaggi furono tutti pavimentati con grandi lastre in pietra. Inoltre, davanti alle fortificazioni furono creati altri 3 fossati di difesa e realizzati terrapieni. La storia di questo accampamento fortificato finisce a seguito dello sfondamento del limes. Dopo la drammatica morte di Valentiniano a Brigezio nel 375 d.C. a causa di un colpo apoplettico e in seguito alla sconfitta dell'imperatore Valente presso Adrianopoli nel 378 ad opera dei Visigoti, l'esercito romano non resistette ad ulteriori attacchi sul limes danubiano e la Pannonia fu progressivamente occupata da tribù e popoli barbarici. L'accampamento venne dunque occupato per un certo periodo dai Quadi insieme ad altri vari gruppi, probabilmente di Goti e Alani. E infine, in seguito alla loro partenza, nella prima metà del V secolo, il sito fu definitivamente abbandonato. Concludo la puntata di stasera ricordandovi che potete ordinare gli arretrati di Archeologia Viva sul sito della rivista, nella sezione apposita, e che iscrivendovi alla newsletter di Storie Parallele potete ottenere uno sconto sull'abbonamento annuale alla rivista. Vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata di Radio Clio.